Amici sportivi, buongiorno, è Gianni Ranaldi che vi parla dai microfoni Mediacentro TV. Seconda giornata di ritorno Cassino Ciambino. Valevole per appunto la seconda giornata di campionato di eccellenza regionale Girone B. Il Ciambino praticamente è stato incontrato per ben tre volte, compreso naturalmente gli impegni di Coppa Italia dal Cassino, e eliminandola dalla Coppa Italia conquistata ai danni del Colleferro nel giorno 6 gennaio del, appunto, di quest'anno. Vi leggiamo le formazioni in campo. Il Ciambino schiera Ferendeles, Asci, Tamburlani, Martinelli, Carnevali, Casciotti, Turmalai, Panella, Tornatore, Macciocca, Moisa. A disposizione dell'allenatore signor Mancinelli, Peri, Nigra, Nigro, Fama, Valentini, Bottone, Lalli, Grelloni. Il Cassino invece schiera Della Pietra, Berardi, Amitrano, Partipila, De Paolo, Mercurio, Corrado, Darbor, Calcagni, Pontecorvi, Belmanì. A disposizione di Castellucci, Muton, Di Vito, Campobasso, Cardacci, Formisano, Radu, Longobardi. Tutto è pronto, arbitra il signor Vingo Giuseppe della sezione di Pisa, quindi gara che praticamente c'è una rettifica e praticamente il numero 8 non è Panella nelle file del Ciampino, ma bensì Lalli. Bene, dicevamo tutto pronto agli ordini del signor Vigo, coadiuvato dai collaboratori Cerilli della sezione di Latina e Marlacchetti della sezione Roma 2, si darà inizio alla gara. Importante gara questa, perché mentre il Ciampino combatte per la leadership di questo campionato, il Cassino tende a risalire la classifica dopo i noti, le note, diciamo, disavventure dell'inizio del campionato. Comunque, fischia in questo istante l'inizio della gara il signor Vingo e noi andiamo subito in cronaca diretta, ed è il Ciampino che si... Adesso il Cassino in maglia rossa, totalmente rossa, mentre il Ciampino si schiera con la maglia azzurra con banda bianca. Ed è appunto il Ciampino adesso riesce a prendere, a conquistare palla. Poi ci pensa il numero 10, Macciocca. Nelle file del Ciampino c'è il bomber del campionato con 19 reti, si tratta di Tornatore, giocatore conosciuto da noi già negli anni che militava nel Sora. Pertanto sempre una spina nel fianco. È il Ciampino che conquista palla a centrocampo ed è il numero 5, Carnevali, anche lui vecchio calciatore, l'anno scorso ha militato nelle file del Colleferro, dando un notevole apporto al campionato del Colleferro. Ancora il Ciampino in attacco, adesso è Darbor del Cassino a conquistare palla. Della Bona, De Paolo, scusate, e Mercurio. Se l'inizia dalla difesa, riceve Darbor da Mercurio, poi è Partipilo, centrocampista del Cassino. Giornata stupenda, meravigliosa, anche se fredda e ventilata. Una gara che si presenta indubbiamente con il Ciampino che intende portare avanti la posizione in classifica, quindi
assisteremo sicuramente a una gara interessante e speriamo anche bella. Fallo laterale a favore del Ciampino. Il vento spira alle spalle del Ciampino e con i suoi giocatori conquista palla intanto il Cassino con Yam, poi Ciro Corrado riesce ad ottenere un il fallo laterale è stato assegnato al Ciampino. Battuto in questo istante, poi Mercurio che lascia scivolare la palla ed è il Cassino con Amitrano. Vediamo che il direttore di gara sta comunicando qualcosa alla panchina del Cassino. Si riprende in questo istante, colpo di testa di Calcagni, Ciro Corrado, ancora un fallo assegnato al Ciampino, battuto in questo istante, si tratta di Moisa di testa, poi ancora il Cassino, parti Pilo, si appoggia a Corrado, Ciro Corrado, salta bene l'avversario, si incunea fra due avversari, poi perde palla e ci pensa Capitan Carnevale. Partipilo, Darbor di testa all'indietro per Partipilo, ancora Mitrano, difende palla, poi viene praticamente buttato giù da Carnevale, quindi calcio di punizione a favore del Cassino, già battuto dal capitano del Cassino Mercurio. Ancora il Cassino in possesso di palla e Belmani salta bene l'avversario, poi riesce comunque a centrare, non controlla bene Partipilo, viene spinto da Tergo e pertanto c'è un calcio di punizione a favore del Cassino. Cassino che subito ha impostato il ritmo alla gara, svanita tutta l'euforia per la Coppa Italia, il Cassino di Castellucci si rituffa nella realtà del campionato con intento appunto di risalire la china. A centro c'è stata la punizione a favore del Cassino, poi c'è De Paola, perde palla il Luca Della Pietra, costretto a uscire dalla porta per anticipare Tornatore. Amitrano, Darbor, ancora una spinta per Darbor, poi Mercurio si appoggia a De Paola, avanza De Paola, palla al piede, preferisce dare in linea orizzontale la palla al Paolo Mercurio che cerca Belmani, non intercetta di testa e quindi poi è Darbor che conquista una bella palla a centrocampo. Ancora un rinvio a cercare Belmani che ci sembra particolarmente in palla oggi. Amitrano, Darbor non riesce a saltare l'avversario, Darbor ne conquista la palla, Darbor si appoggia a Pontecorvi, in avanti per Ciro Corrado che aggancia ma non in maniera perfetta la palla, perdendo una buona occasione. Cassino ancora in avanti con Partipilo, poi e c'è questa volta Ciro Corrado
era in posizione di fuorigioco su uno splendido passaggio di Partipilo e quindi annulla la rete per posizione di fuorigioco il signor Vingo. Sette minuti trascorsi qui al Gino Salvetti, 0-0 fra il Cassino e il Ciambino. Preferisce far calciare Ferendeles, portiere del classe 96. È chiaro che per il Ciampino un pareggio sarebbe comunque prestigioso qui a Cassino. Aggancia bene una palla a centrocampo il centravanti del Cassino Calcagni, poi Ciro Corrado si appoggia all'esterno Perra ed è Pontecorvo che effettua un cross, però va ampiamente fuori dal palo della porta difesa da Ferendeles. Tutto è perfetto, una giornata meravigliosa, ripeto, fredda ma comunque gradevole. Salta l'avversario Yam Belmani, ottiene un fallo laterale e si incarica Partipilo, scusatemi, Amitrano, poi Calcagni. D'Arbor, perde palla D'Arbor, consentendo a Carneval di spingere in avanti, poi si riparte con Partipilo. Mercurio, De Paola, Partipilo, De Paola, all'indietro perde la pietra. Approfittiamo di questa fase di studio per mettervi al corrente della classifica del girone. Conduce appunto il Ciambino con 40 punti, seguito in seconda posizione da Anzio e Artena con 33, San Vito 29, Lido dei Pini 27, Roccasecca 25, Itri 24, Colleferro 23, Cassino 22, Minturno 22, Arce 21, poi con 20 punti Morolo e Pomezia, Monte San Giovanni Compano 18, Gaeta 17, Lariano 10, Nettuno 9, Palestrina 0. Palestrina si è ritirato dal campionato e pertanto non è più in classifica. Punizione a favore del Cassino. Cross al centro di testa, gira Mercurio. Debole il colpo di testa, nessuna difficoltà per Ferendeles. Carnevale, capitano del... ed ecco ancora della pietra, colpo di tacco di Partipilo, conquista Partipilo la gara, ancora il pallone, poi Tarbor si appoggia a Calcagni. Palla fuori. Micidiale il Ciambino con i suoi contropiedi, affidandosi all'esperto tornatore. Ancora attacca il Cassino, Belmani, Amitrano, ancora Belmani. Salta bene l'avversario, controlla, poi di testa, poi
effettua un cross non di misura, scavalca l'intera difesa, ma comunque conquista gli applausi del pubblico che ha apprezzato molto l'azione. Si riparte con Ferendeles, invita la sua squadra a salire, si ricomincia. Amitrano, Ciro Corrado, scambio con, non controlla la palla, Calcagni, campo alquanto scivoloso. Stanotte è vero che c'è il sole, ma c'è stato anche una notevole gelata che adesso praticamente diventa acqua. Non controlla bene Amitrano la palla, quindi fallo laterale a favore del Ciampino. Intanto 13 minuti trascorsi 0-0 fra il Cassino e Ciampino. Effettuato il fallo laterale, questa volta il Cassino che conquista partipilo. Amitrano, partipilo, Calcagni cerca di saltare l'avversario, non vi riesce. Partipilo d'Arbor, interviene direttamente De Paola, poi c'è Ciro Corrado che invita Calcagni, ma non recepisce il passaggio. Gioco fermo, partipilo a terra, non ritiene il direttore di gara a segnare la punizione, pertanto si ricomincerà con un fallo laterale. Ancora leggera supremazia del Cassino che controlla bene la gara fino a questo momento, ma il Ciampino è pericoloso con le ripartenze. Ciampino con il numero 8 Lalli, poi interviene Belmani, ancora d'Arbor, passaggio per Ciro Corrado, all'indietro per Mercurio, partipilo. Buono il suggerimento di partipilo, ma intercetta un difensore del Ciampino. Ancora Belmani, perde palla Belmani, poi la riconquista d'Arbor. Buono il passaggio per partipilo. Non, il passaggio non è di misura. Palla in fallo di fondo. Intanto oggi vediamo che il Cassino non è affatto distratto dalla conquista 15 giorni fa della Coppa Lazio, è in partita, domenica è andato a conquistare un punto a Pomezia, ha tentato di vincerla la partita. Ancora un'azione del Cassino di testa, tenta Belmani, poi Amitrano, c'è una pressione da parte del Cassino che sta dominando. Ciro Corrado, cross a centro, poi di petto libera Asci che appoggia al proprio portiere Ferendeles. Dicevamo, è andato a conquistare un punto a Pomezia dopo
la conquista del mercoledì della Coppa Italia e ha disputato una buona gara laddove ha tentato di vincere la partita contro un Pomezia niente male, ma giustamente ha avuto l'occasione limpidissima, un paio di occasioni, una limpidissima allo scadere della gara 90esimo con Partipiro, che è stato sfortunato nell'occasione. Ma dice bene, diceva un grande allenatore, che le partite quando non si riescono a vincere non bisogna perderle. Quindi va benissimo il punto conquistato a Pomezia. Intanto la classifica si è mossa, si è portata a 22 punti, si è tolta definitivamente dalla zona calda della classifica il Cassino e quindi adesso è più tranquilla. Partipiro, cross al centro, intercetta un difensore del Ciampino, poi Darbor ed è conclusione da lontano di Partipiro, impegna Ferenteles a una parata abbastanza difficile. Asci, Mercurio, tentativo di incursione degli azzurri del Ciampino, nulla di fatto. Ed è il Cassino con Berardi, Ciro Corrado conquista un fallo laterale, ancora Berardi, Pontecorvi, Berardi, Partipiro in corridoio per Ciro Corrado, anticipato da un avversario. Ed ecco il pericolo del De Paola, Darbor, Partipiro, Pontecorvi, si appoggia a Berardi sulla fascia destra, ancora Partipiro, Darbor, Peramitrano in linee orizzontali, Darbor, Berardi, cross al centro, aggancia bene questa volta, poi tentativo di passaggio all'indietro, corto il tentativo di passaggio di Franco Calcagni e quindi Carnevale, Darbor sbaglia il passaggio, Tornatore, pericoloso Tornatore, lo diciamo sempre perché è dotato di fantasia e piede giusto. Amitrano, Ciro, scambio con Singunea, perde palla, peccato, un rimbalzo del terreno, inganna Ciro Corrado e la palla va in fallo laterale. Mercurio spiedaccia un tiro, De Paola, Amitrano, Belmani, scambio con Amitrano, poi viene messo giù da Asci e conquista un fallo laterale.
Secondo noi il casino non deve avere fretta. Conquista il primo calcio d'angolo, il Cassino, palla deviata da un difensore, ci sembra il numero 2 Asci che manda la palla in corner. Quindi primo corner a favore del Cassino. Lo specialista Partipilo sulla palla. Scambia con Corrado, Partipilo a centro di testa ed è gol! Il Cassino va in vantaggio con De Paola. De Paola porta in vantaggio il Cassino. 1-0 per il Cassino al 23esimo. Questi sono colpi che vengono ripetuti per centinaia di volte durante gli allenamenti, schemi che il mister Castellucci fa ripetere fino alla noia su queste palle inattive. Se vi ricordate, il Cassino invece era vittima nelle prime gare di campionato. E adesso il Cassino dovrà ragionare, dovrà controllare la gara, perché su questo campo è difficile mantenere ritmo per 90 minuti. Libera Mercurio. Il Cassino, per coloro i quali si mettessero in questo momento in ascolto, conduce la gara per 1-0, rete realizzata da De Paola al 23esimo. Intanto è in vantaggio in maniera meditata. C'è stata una supremazia per tutti i 20, 23 minuti, pertanto ci sembra giusto che il Cassino sia arrivato al gol dopo aver avuto varie occasioni. E adesso eccolo, tornatore, tentativo da lontano, la palla va fuori dalla porta, sul palo destro della porta, appunto difesa da Luca Della Pietra. Il Cassino ormai ha acquistato un equilibrio che gli permette di giocare quasi a memoria. Pontecorvo, Partipilo, sempre lucido delle sue prestazioni. Darbor, palla al piede, tentativo di. Ed eccolo Ciro Corrado involarsi sulla sinistra. Salta bene l'avversario, poi effettua. E peccato, sbaglia Calcagno, un facile colpo di testa che avrebbe dovuto solo toccare e che invece ha tentato di anticipare la palla rimettendo la testa all'interno del corpo e quindi non l'ha toccata. Comunque, bellissima azione anche questa. Sbaglia il passaggio Frendeles. Ed ecco un'altra occasione. Sfortunato Ciro Corrado, sfortunato nell'occasione. Bravo Ciro. Cerca di mettere la palla nell'angolo lontano dalla posizione del portiere, ma debole la deviazione e quindi fa in tempo, poi il portiere riparte il ciampino.
L'infortunio si è rialzato immediatamente, un pestone su De Paola, Cassino ancora conquista palla d'Arbor, Amitrano, Corrado ancora d'Arbor, buono il suo invito per Amitrano, devia di testa un giocatore del Ciampino, Carnevali, poi intercetta Partipido per Corrado, domina il Cassino. Corrado all'indietro per Partipido, invita buono ma c'è la posizione in fuorigioco di Calcagni. Ancora tornatore d'Arbor all'indietro per il portiere. Non bisogna rischiare assolutamente, bisogna stare attenti. Mercurio, poi Amitrano. Colpo di testa di Asci, d'Arbor, Partipido, Corrado. Riparte il Ciampino cercando di dare più ritmo alla manovra, quindi una reazione da parte del Ciampino ed è il primo calcio d'angolo anche per il Ciampino, che vi ricordiamo la partita d'andata, eravamo alla seconda giornata del campionato, riuscì ad andare in gol proprio su una palla inattiva. Autore della rete, manca a dirlo, tornatore. Battuto il calcio d'angolo. Della Pietra, senza, in due tempi, blocca la palla. Invita i propri compagni ad andare avanti. Amitrano, Partipido. Svirgola il controllo di Ciro Corrado, quindi solo un fallo laterale. E Amitrano che si incarica di rimettere in gioco la palla per il Cassino. Battuto in questo momento il fallo laterale. Duello fra Carnevale e Belmani, conquista palla centrocampista del Ciampino. Sportivamente Macciocca porge la mano a De Paola, quindi fallo laterale a favore del Ciampino. Turmalai per Macciocca, non riesce il cross, fallo laterale. A favore del Ciampino. 31 minuti trascorsi, Cassino vi ricordiamo che conduce per una rete a zero, rete realizzata al 23esimo da De Paola. Notavo che in classifica marcatori purtroppo il Cassino non ha
non annovera un suo giocatore nelle prime posizioni. Ma dobbiamo dire la verità, nel Cassino vanno in rete un po' tutti, dai difensori ai centrocampisti e perché no anche le punte. Oggi è stato preferito Calcagni a Longobardi, ma anche questa formula di mister Castellucci, a dire la verità, soddisfa i tifosi, si alternano. Pontecorvi, Berardi all'indietro per Partipilo, ancora perde palla Campobasso, scusatemi, perde palla Pontecorvo. Riconquista palla Berardi, manda direttamente in fallo laterale. Ancora Darbor conquista palla, poi intercetta un giocatore del... ed eccolo tornatore, controlla bene la palla, si appoggia al numero 11 Moisa, cross dello stesso, ma la palla viene deviata, intercettata e deviata da Mercurio. Fallo laterale a favore del Ciampino. Si sta prendendo una pausa, il Cassino ci sembra giustificabile, considerato che nella prima mezz'ora ha speso parecchio per venire a capo del momentaneo risultato positivo. Partipilo, tutto il Ciampino nella metà campo del Cassino, Berardi in anticipo sulla palla. Fa scivolare in fallo laterale la sfera, quindi è il Cassino che riprenderà. Battuto il fallo laterale, pesca bene Ciro Corrado che si vola in aria, eccolo entrare in aria, poi la palla viene deviata dal difensore, si tratta del numero 6 Casciotti, e quindi conquista che devia il pallone che stava andando in rete, devia in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo a favore del Cassino. Battuto, respinge di testa un difensore del Ciampino, poi e Belmani costringendo, tira da fuori area e costringe Ferenteres a una parata in due tempi. La posizione in campo del Cassino crea non poche difficoltà, adesso è Carnevale, perde palla, conquista tornatore, Partipilo, Darbor, Amitrano, Darbor, ed eccolo, c'è un fallaccio su tornatore, un fallaccio di tornatore ai danni di Darbor. A gioco quasi fermo. E scaltro il comportamento di tornatore, poteva evitare questo episodio che non depone bene un giocatore esperto come tornatore. Comunque, ferma il gioco il signor Vingo e scodellerà la palla
Viene data la palla al portiere della Pietra, in quanto era il Cassino in possesso di palla. Pontecorvo si libera bene dall'avversario. Calcagni riconquista per Pontecorvi, poi riappoggia Calcagni per Ciro Corrado, velocissimo l'est. Poi commette fallo su un difensore e quindi calcio di punizione a favore del Ciampino. Fino adesso gara dominata dall'11 di Castellucci, che è in vantaggio per una rete a zero meritatamente, rete messa a segno da De Paolo al 23° del primo tempo, direttamente su cross di Ciro Corrado. De Paola di testa, D'Arbor, Carnevale per Tornatore, pericolo per la porta di Della Pietra, di testa ci pensa D'Arbor, poi Belmani. Fallo su Franco Calcagni e reazione inconsulta e viene ammonito il numero 2, si tratta di Asci, ammonizione di Asci per intervento falloso su Calcagni. Prima ammonizione della gara che comincia dal punto di vista caratteriale, diciamo dell'agonismo. In questa occasione è andato oltre. Belmani entra e supera tre avversari, poi appoggia. C'è un fallo di posizione di Belmani, buona quest'azione del Cassino. Amitrano in fallo laterale. Libera la propria metà campo Mercurio. Adesso è Macciocca. Poggia per Carnevali al limite dell'area. Invocano il fuorigioco i giocatori del Cassino, ma non è dello stesso avviso il collaboratore del signor Vingo e quindi riesce a effettuare il cross lungo che va direttamente in fallo di fondo. Della Pietra battuto. Viene murato il tentativo di passaggio del numero 7. Turmalai, sulla palla il generoso capitano del Ciampino. Bisogna riprendere, ferma ancora il gioco, giustamente deve essere l'arbitro, quindi è stato battuto da posizione irregolare. Asci per il numero 7 Turmalai, poggia all'indietro Turmalai per il
Casciotti, poi lungo il suo tentativo di passaggio, e controlla Della Pietra, Paolo Mercurio. Avanza palla a piede e adesso buono l'idea di Calcagni, troppo lunga però il passaggio. Fa sbagliare il passaggio Pontecorvi, quindi conquista palla il Cassino. Palla direttamente in fallo laterale a favore del Cassino. 3 minuti alla fine della prima frazione di gioco, il Cassino conduce per una rete a 0, rete messa a segno da De Paola al 23esimo del primo tempo. Punizione a favore del Ciampino. Reazione blanda del Ciampino, anche perché il Cassino fino a questo momento ha saputo controllare la gara nella maniera migliore. Guadagna un bel pallone Belmani, che appoggia a Ciro Corrado, scavalca l'avversario, si presenta solo davanti e poi peccato, meritava il gol Ciro Corrado, salta anche il portiere. E poi il pallone, veramente è il caso di dire che fa la barba alla porta, al palo della porta, difesa da Ferenteles, che era uscito in maniera disperata. Mercurio, ed è in questo istante il signor Vingo manda tutti negli spogliatoi per la fine della prima frazione di gioco. Il Cassino conduce per una rete a 0, una rete messa a segno, lo ripetiamo, da De Paola al 23esimo. Noi vi diamo appuntamento fra circa 15 minuti e passiamo la linea alla regia. Gentili telespettatori, eccoci qui al Gino Salvetti per la telecronaca della gara valevole per la seconda giornata di ritorno fra il Cassino e il Ciampino. Il Cassino conduce per una rete a 0, rete messa a segno al primo tempo da De Paola al 23esimo. Si inizia con un leggero vento a favore del Cassino, che in questo istante usufruisce di un calcio di punizione a favore. E partipilo sulla palla. Solito schema del Cassino. Ultima raccomandazione del direttore di gara. Si ha un corretto comportamento dei giocatori. Tutto è pronto. Fischia in questo istante. Partipilo lascia. C'è un tiro di Berardi che si infrange fra le braccia del portiere Ferenendes. Riparte il Ciampino, adesso vedremo, è chiaro che dovrà dare qualcosa di più per raggiungere il pareggio, facilita il Cassino che potrebbe andare a rete in contropiede. Ricordiamo che nel corso del primo tempo c'è stato ancora un paio di occasioni per il Cassino limpidissime, una di Calcagni che ha fallito un colpo di testa da distanza ravvicinatissima e poi Ciro Corrado che ha fatto uno splendido show saltando anche il portiere e poi appoggiando in rete, ma la palla è andata a fare la barba al palo alla sinistra del portiere Ferenendes, scusate, non è facile pronunciare questo cognome.
fallo laterale a favore del Ciampino. E a Mitrano che manda in fallo laterale, intanto abbiamo notato che non sono stati effettuati ancora dei cambi. Libera di testa Mercurio, poi perde palla, poi Darbor che libera, poggia a Ciro Corrado. Poi fallo laterale a favore, c'era da aspettarselo questa reazione da parte del Ciampino, che chiaramente una sconfitta qui al Gino Salvete potrebbe riaprire il campionato. Un pareggio sarebbe oro colato per il Ciampino. Cassino in attacco, cross lunghissimo, di Berardi, no, si tratta di Yam Belmani. Leggero vento a favore del Cassino, che potrebbe tentare conclusioni dalla lunga distanza. Darbor, partipilo, poi Pontecorvo affronta l'avversario. Calcio di punizione a favore del Cassino per fallo su Pontecorvi, battuto Berardi, partipilo Berardi, ancora partipilo, scambio con Pontecorvi, aggira l'avversario, buona l'occasione, appoggia un bel pallone Pontecorvi per Calcagni e il tiro viene murato, ottiene il terzo calcio d'angolo il Cassino. E adesso vediamo che la panchina del Cassino ha iniziato il riscaldamento. Partipilo, ricordiamo che in panchina si avvale Castelluccio della la collaborazione di Muton, Di Vito, Campobasso, Cardazzi, Formisano, Radi e Longobardi. Tentativo di contropiede del Ciampino, sbaglia nettamente Tamburlani il cross, l'intenzione era quello di crossare in aria, ma sbaglia letteralmente il tiro, la palla va fuori. Colpo di testa di Calcagni. Ciocca poi sulla destra ed eccolo tornatore, si invola, va in aria e ci sembra esagerato, calcio di rigore a favore del Ciampino, viene ammonito Mercurio, reo del fallaccio e quindi possibilità per il Ciampino di portarsi in parità. Un rigore, l'avevamo detto, bisogna stare attenti, è un uomo pericolosissimo, bisogna tenerlo sempre fuori aria, ma è stato bravo anche in questa occasione tornatore ad aggirare l'avversario e andare in aria
sulla palla proprio tornatore. Peccato, ecco perché è importante chiudere le partite e non sbagliare le occasioni che si presentano. Breve rincorsa di tornatore, poi riesce comunque a spiazzare il portiere della Pietra. Quindi 1-1 fra il Cassino e il Ciambino. Ci sono delle rimostranze dei tifosi, quindi il 7° minuto del secondo tempo, si porta in parità il Ciambino e c'è la prima sostituzione nelle file del Ciambino. Si tratta del numero 18 Grelloni, classe 97, che va a sostituire Tamburlani, se non andiamo errati. Quindi entra Grelloni, al posto di Tamburlani. Prima sostituzione nelle file del Ciambino, mentre è pervenuto al pareggio su calcio di rigore. Battuto dal tornatore. E adesso praticamente la gara cambia volto. Rientriamo in cronaca diretta e De Paola che appoggia a Yam, Belmani, ancora Mercurio che cerca, ottimo questo gesto atletico di Pontecorvi che costringe al fallo laterale l'avversario. Berardi si incarica del tiro, partipilo, Berardi, cross al centro, troppo e adesso chiaramente il Ciambino cercherà di approfittare di questo, chiamiamolo così, stato di depressione da parte del Cassino. È una squadra che non si è nervosita, ha tenuto il campo fino a raggiungere il, anche se con un calcio di rigore, il Cassino. Calcagni, anticipato dal numero 5 Carnevali, poi tentativo di Darbor di passare la palla in corridoio per Belmani, ancora Darbor e poi un bel cross da parte di Belmani, Darbor Berardi poggia a Pontecorvi, poi c'è un cross di Pontecorvi, attraversa metà dell'area della porta, lamenta un fallo tornatore e anche questo fa parte del bagaglio tecnico in dotazione dal forte centravanti del Ciambino.
avevamo detto che questa è una squadra che va presa con le pinze e che poteva il Cassino chiudere la gara con Calcagni prima e Ciro Corrado dopo, ma le cose non sono andate così e quindi è stata riaperta la gara 1-1 fra il Cassino e il Ciambino quando siamo giunti al 12° del secondo tempo. Partipilo, fallo su Partipilo. Berardi. Momento di shock del Cassino che si sta riprendendo e dovrà continuare a giocare come sa fare. Corrado invita Berardi. Perfetto il suo cross, arriva in leggero ritardo Calcagni e Belmani. Ricordiamo che il Ciambino ha effettuato la prima sostituzione all'ottavo minuto del secondo tempo facendo entrare classe 97 Grelloni al posto di Tamburlani. Vediamo adesso cosa farà Castellucci. D'Arbor per Mercurio, ricomincia Partipilo, D'Arbor, anticipato Calcagni, Carnevali, poi buono Calcagni. Fa fatica, stretto fra due avversari. D'Arbor. Pontecordi. Carnevale. Ruba palla a Partipilo. Belmani. Perde palla a Belmani. Certo che è difficile controllare il pallone su questo campo. Buona l'apertura di Pontecorvi per Ciro Corrado che riesce a controllare la sfera. Poi all'indietro per Amitrano, ancora Corrado. Viene segnalato un fuorigioco da parte di un giocatore del Cassino. Peccato, fino a questo momento gara dominata dal Cassino con un Ciambino che avrebbe potuto capitolare dopo l'1-0 ad opera di De Paola e che con una dose di fortuna si è portato in parità. Carnevale cerca passaggio dalla lunga distanza della Pietra. Partipilo, riparte il Cassino. Di petto tentativo di passaggio di Calcagni che non va in porto. De Paola, Partipilo. Si va a scusare Macciocca con Partipilo. Calcio di punizione. Mercurio. De Paola.
Parti Pilo. Non controlla Berardi e la palla va in fallo di fondo. Appoggiano indietro il capitan Mercurio della Pietra lungo il suo rinvio. Amitrano di testa per Darbor. La palla scivola in fallo di fondo. E si riprenderà con Ferendeles, portiere del Ciambino. Intanto si sta riscaldando la panchina del Cassino, evidentemente nell'intenzione di Castellucci di effettuare qualche sostituzione. Guadagna un bel pallone Belmani, giocatore a terra, manda la palla fuori capitan Carnevali. ...19 minuti trascorsi per il secondo tempo. Per quanto riguarda il secondo tempo, 1-1 fra il Cassino e il Ciambino. Le reti sono state messe a segno rispettivamente da De Paola al 23esimo del primo tempo e poi ha pareggiato sul rigore Tornatore al 7° minuto del secondo tempo. Pontecorvo, Partipilo, Berardi, svirgola la palla mandandola direttamente in fallo di fondo. Ferendeles per il Ciampino. Amitrano perde palla, poi Darbor non si intende con Belmani. Belmani, murato il suo cross, salta bene l'avversario, poi scivola la palla. E c'è la prima sostituzione alla fila del Cassino, anzi sono due. Esce Belmani. Vediamo pronti sia Longobardi che Radu. Radu che sicuramente entrerà al posto di Belmani. Belmani che praticamente esce dal campo e poi Longobardi che rileva Calcagni. Applausi per Franco Calcagni, meritate. Grazie.
Evidentemente Castellucci tenta la carta di gente fresca, quindi non vedremo più in campo Belmani e Calcagni, ma bensì Radu, classe 97, e Longobardi. Ancora Pontecorvo per Berardi, Berardi che cerca di crossare, ottiene un fallo laterale. D'Arbor intercetta di testa Ciro Corrado, ma agevola l'intervento di Ferendeles. Pontecor, ancora Pontecor, poi Partipilo, ed eccolo Longobardo, tocca la sua prima palla. Buona questa azione del Ciampino, Macciocca in area, cross e poi libera Amitrano, Partipilo. C'è una punizione in attacco di Longobardi, punizione già effettuata. D'Arbor, Amitrano, Radu, Partipilo. Cassino deve accorciare le posizioni del giocatore in campo. Pontecorvi su Berardi in sovrapposizione. Fallo di fondo, niente di fatto. 24esimo del secondo tempo, Cassino 1, Ciampino 1. Potrebbe Castellucci effettuare ancora una sostituzione. Vedremo quale sarà la sua decisione. De Paola, Pontecorvi, controlla bene la palla, poi su in sovrapposizione Partipilo. Ottiene un fallo laterale il Cassino. Potrebbe avere la meglio Cassino, il Cassino difficile su questo campo per reggere 90 minuti, ma il Cassino è abituato a farlo. Il Ciampino gioca su un campo in sintetico molto più piccolo, molto piccolo, ed è il quarto calcio d'angolo a favore del Cassino, il primo del secondo tempo. Già effettuato il calcio d'angolo, respinge sul primo palo un giocatore del punizione a favore del Ciampino per fallo ai danni di Tornatore, che è venuto a dare manforte alla difesa. Nell'occasione ci sembra che Mercurio sia stato ammonito.
cambio fra Parti Pilo e Ciro Corrado. Intanto i minuti trascorrono, siamo giunti al 27esimo, 1-1 fra il Cassino e il Ciampino. D'Arbor, Parti Pilo. Fallo laterale. Berardi. Ancora un fallo laterale a favore del Cassino e Berardi perde palla Corrado che cerca di aggirare l'avversario e riparte il contropiede il Ciampino. De Paola, Mercurio, pressing di Moisa sui difensori del Cassino, Berardi, Parti Pilo. Fallo laterale a favore del Cassino. Pressa Ciro Corrado. La palla va direttamente fuori. Sedici minuti alla fine della gara. 1-1 fra il Ciampino e il Cassino. Mercurio. Poi libera il numero 6, Casciotti del... E poi si presenta una buona occasione per Pontecorvo. Appoggia l'indietro per Parti Pilo. Parti Pilo lascia partire un tiro potente, teso, ma abbondantemente fuori dal specchio della porta difesa da Ferrandelles. Esattamente 15 minuti più recupero per cercare di venire a capo di questa squadra. Ancora il Cassino, Radu, poi Ciro Corrado e ancora un calcio d'angolo a favore del Cassino, è il quinto della gara contro l'uno del Ciampino. Dobbiamo dire che oltre al rigore non c'è stata assolutamente un'azione degna di una capolista e viene ammonito il portiere per perdita di tempo. Ammonito Ferrandelles. Quindi ha ammonito il portiere del Ciampino per perdita di tempo. Parti Pilo, Pontecorvo, salta bene l'avversario. Parti Pilo. Ma comportamento strano quello del... Si rialza Macciocchi. D'Arbor, Parti Pilo, ed eccolo, peccato, aveva girato alla grande Longobardi sul suggerimento di Parti Pilo, ma la posizione di fuorigioco.
Mercurio, Cassino all'attacco, Corrado, Darbor, suggerimento in una zona vuota del campo, palla direttamente in fallo di fondo. Fallo laterale a favore del Cassino. Partipilo per Radu lungo il suo passaggio. Viene ripreso il portiere dal direttore di gara, sollecitandolo ad essere più svelto, ad effettuare le riprese di gioco. De Paola respinge di testa Casciotti, poi Berardi per Pontecorvi. Pontecorvi cerca lo scambio con Berardi, viene anticipato Berardi da Martinelli. Berardi ancora, cross al centro, respinge, e ancora un calcio d'angolo a favore del Cassino. Siamo giunti al sesto calcio d'angolo a favore del Cassino. Partipilo, svirgola De Paola. C'è un assembramento intorno a Longobardi e vediamo che praticamente l'arbitro ha fischiato una punizione a favore degli azzurri del Ciampino. Chiedeva evidentemente i giocatori del Cassino, chiedevano evidentemente un calcio di rigore, almeno così ci è sembrato. Mercurio, peccato, una gara dominata in lungo e in largo laddove il Cassino non è stato capace di chiuderla. De Paola a terra, c'è una pallonata di Pontecorvi che ha colpito il proprio compagno involontariamente. Invita ad uscire fuori al rettangolo di gioco il signor Vingo a De Paola, lo fa rientrare adesso. Ritarda ancora Ferrerendeles. Finalmente c'è il rinvio del portierino del Ciampino. De Paola, poi Partipilo, Pontecorvi. Scambio fra Radu e Partipilo. Respinge la difesa azzurra del Ciampino, ancora il Cassino in possesso di palla, Partipilo, carica il tiro e poi per poco la palla viene deviata in calcio d'angolo, per poco Partipilo non segna la palla che è andata a colpire la schiena di un giocatore del Ciampino, per poco non andava in rete. Ottiene l'ottavo calcio d'angolo il Cassino.
parti Pilo. Ancora Melina da parte di questo del portiere del Ciampino. D'Arbor di testa, poi Longobardi, parti Pilo all'indietro per Berardi. Fallo laterale a favore del Cassino, già battuto. Pontecorvi, perde palla Pontecorvi, Carnevale ruba palla D'Arbor, colpo di testa di Longobardo, ma era stato segnalato dall'assistente del direttore di gara la posizione di fuorigioco da parte del giocatore del Cassino. 38 minuti trascorsi, 1-1 fra il Cassino e il Ciampino. Parti Pilo di testa, Tamburlani, De Paola, Radu non controlla, poi D'Arbor si affida sulla sinistra ad Amitrano. Ciro Corrado, ottima partita, ottima gara di Ciro Corrado, ha avuto anche una buona occasione e dal suo piede è partito l'assist per la rete di De Paola. Punizione a favore del Ciampino. Supremazia territoriale da parte del Cassino. Radu per Pontecorvi. Non si intendono con Radu. Ricordiamo che il portiere è stato già ammonito, Ciro Corrado cerca di penetrare in aria e ancora un calcio d'angolo a favore del Cassino ed è il nono. Si porta in avanti Mercurio, De Paola, fallo laterale a favore del Cassino, Berardi già battuto, D'Arbor, due avversari, poi entra in aria, buon rimballo a favore del Cassino, D'Arbor. Longobardi, D'Arbor, tentativo di tiro, non vi riesce. Controlla il portiere del Ciampino. Quarantaduesimo del secondo tempo. Controlla male Amitrano, poi buono il controllo di palla di Berardi che si affida a Mercurio ancora, poi Longobardi, parti Pilo, Pontecorvi, parti Pilo, si libera di Carnevale,
poi sbaglia il suggerimento per Pontecorvi, che nell'occasione commette fallo e quindi viene ammonito. Macciocchi, fallo su Pontecorvi. È una sostituzione, si tratta di Formisano al posto di Pontecorvi. Sbaglia clamorosamente Longobardi, la palla sembra che abbia avuto una deviazione. Buona questa azione del Cassino, sfortunato nell'occasione Longobardi. Battuto, calcio d'angolo, e sono 10 calcio d'angolo a fuori del Cassino. Ancora parti Pilo, cross al centro, occasione Ciro, poi c'è una ancora una clamorosa occasione, non riescono a mettere la palla dentro. Fortunata questa volta il Ciambino, peccato. Il Cassino meriterebbe la vittoria, ma il calcio, è inutile ripeterlo, è fatto di questi episodi. Quando c'è la possibilità di chiudere il risultato bisogna farlo ed essere cinici davanti alla porta avversaria, cosa che il Cassino oggi e spesso non fa. Siamo giunti al 45esimo, un minuto alla fine della gara, poi ci sarà del recupero, vediamo che recupero. Parti Pilo, cerca Formisano, fallo laterale a favore del Cassino, netta la supremazia del Cassino, Darbor, Mercurio, Ciro Corrado, Radu, e ancora un calcio d'angolo, siamo giunti al 12esimo, 11esimo. E Tornatore si impossessa una palla a centrocampo, poi viene fermato da Darbor. Occasione di contropiede ed è un palo clamoroso preso dal giocatore del Ciambino. Beh, sarebbe stato veramente troppo. Carnevali si gira bene l'avversario, punizione a favore del Cassino. Veramente è stato fortunato nell'occasione il Cassino, che sarebbe stato veramente veramente troppo, dopo aver dominato in lungo e largo questa gara. Un'azione di contropiede partita non a caso da Tornatore, poteva. E adesso chiaramente siamo agli sgoccioli, punizione a favore del Cassino. Siamo in pieno recupero. Amitrano,
Partipilo, Berardi, respinge di testa ed è finita in questo istante la gara fra il Cassino e il Ciampino, 1-1 fra il Cassino e il Ciampino. Non ci sembra assolutamente giusto questo risultato, anche perché Cassino ha dominato in lungo e in largo questa gara. Ma il calcio è fatto, ripetiamo, di queste cose. Pertanto il pareggio accontenta oltre ogni misura il Ciampino e lascia la mano in bocca agli 11 di Castellucci. Saluti fra i giocatori del Cassino e il Ciampino che raggiungono gli spogliatoi. Quindi è finita la gara, 1-1 ripetiamo fra il Cassino e il Ciampino, rete messa a segno al 23esimo del primo tempo da De Paolo per il Cassino e da Tornatore sul rigore al 7° minuto del secondo tempo. Ed è tutto qui dal Gino Salvete. Gianni Rinaldi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima gara. Buongiorno.